Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming sul sito rete8.it. È giovedì e come ogni settimana a quest'ora su questa rete siamo in diretta per parlare di salute e anche questa sera dedicheremo questa puntata a problematiche connesse al Covid. Tanti gli argomenti che vogliamo approfondire con il nostro graditissimo ospite che tra l'altro sarà a vostra disposizione fino alle 22:30 per rispondere ad eventuali vostre domande. Con lui vogliamo chiarire quali terapie sono chiamati a scegliere i medici che sono alle prese con persone che si sono ammalate di Covid, ovviamente valutando lo stato di salute del paziente, la gravità dell'infezione, anche lo stato di avanzamento dell'infezione, quali terapie più appropriate in questi casi, tenendo conto che non abbiamo un farmaco specifico contro il Covid, per il Covid. In compenso abbiamo i vaccini. E sempre questa sera, in questa puntata, vogliamo verificare l'efficacia dei quattro tipi di vaccini attualmente in commercio. Parleremo anche del cosiddetto long Covid, ovvero dei sintomi che talvolta persistono in molti casi, devo dire, in pazienti che sono guariti, sintomi anche lunghi, severi, fastidiosi. In chiusura vi daremo anche qualche prezioso consiglio in chiave preventiva. Faremo tutto questo entro le 22:30, grazie alla competenza del nostro graditissimo ospite. Ve lo presento subito e volentieri. Buonasera e bentornato nei nostri studi al professor Giustino Parruti. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera e grazie ancora di questo invito che fa tanto piacere. Così cerchiamo veramente di fare un punto finale, speriamo che tale lo possiamo Mi definire, ha già bruciato una domanda che su le volevo questa fare. No, sapere se, condizione. visto come sta andando l'andamento dei contagi, come sta andando la campagna vaccinale, potevamo già mettere un punto e virgola o dei punti sospensivi? Ma allora, in questo momento non c'è proprio ragione di temere che ci siano delle situazioni in controtendenza, perché la campagna vaccinale è stata una Andando. cosa eccezionale. Devo dire che abbiamo avuto una capacità di risposta veramente degna di una democrazia libera e capace di orientarsi come la nostra. Abbiamo avuto una organizzazione capillare che non ha tralasciato nessun segmento del nostro ampio territorio, che non è facilissimo da raggiungere da tutti i punti di vista, inclusa la mentalità delle persone. Abbiamo avuto una copertura che sta salendo con ritmi vertiginosi. In provincia di Pescara, insomma, siamo sui 2.900 Ma che vaccini al no, nel giorno, resto ma a livello d'Abruzzo. abruzzese stiamo viaggiando sulle stesse identiche rampe di lancio, per cui io credo che tutto sommato per il momento non abbiamo nessuna difficoltà di previsione. Un pochino diversa è la domanda sulla risposta, sulla capacità di tenuta di tutto l'impianto preventivo che stiamo facendo nel momento in cui riapriremo non tanto, diciamo, le misure di controllo e di distanziamento e di prevenzione della diffusione della via aerea nel nostro territorio, quanto soprattutto quando avremo riaperto di più, molto di più, la Certo. circolazione di uomini e cose. Cioè in un mondo che torna a essere libero, in cui un australiano può essere in Abruzzo nel giro di 12 ore e un abruzzese può essere a Singapore piuttosto che in Argentina nello stesso lasso temporale, che cosa succederà Via libera alle vacanze. nel libero scambio Certo. di ciò che resta in E circolazione? quindi mi sembra di capire che manteniamo ancora dei puntini sospensivi. Intanto vi presento l'ospite, avete già visto, grazie ad Andrea Di Fabio in regia, la scritta in la grafica, il professor Giustino Parruti, lo conoscete tutti oramai, direttore unità operativa complesse malattie infettive dell'ospedale di Pescara, componente della task force regionale istituita
istituita l'anno scorso proprio per l'emergenza coronavirus. Intanto le chiedo, vogliamo dare un giudizio ai dati del giorno, professore? 60 guariti, 10 positivi, 2 decessi, il numero dei decessi comunque è arrivato a quasi 2.500 dall'inizio della pandemia, 12 persone ricoverate in terapia intensiva e ossigeno, in questo caso ossigeno prezioso per i reparti ospedalieri. Assolutamente sì, abbiamo una circolazione che si sta decisamente riducendo, abbiamo una situazione di assoluto decremento del carico assistenziale nei nostri nosocomi, siamo proprio alle prese con i processi di riconversione e di adeguato utilizzo degli spazi che abbiamo, che devono essere mantenuti in assoluta efficienza per qualsiasi ritorno di fiamma della condizione, quindi è uno sforzo organizzativo non da poco, ma quello che vediamo costantemente, per fortuna, è il decremento del numero dei casi gravi. La maggior parte dei pazienti che abbiamo diagnosticato negli ultimi 15 giorni, tranne due eccezioni, non sono stati ricoverati, pur avendo una polmonite da Covid, sono stati mandati in day hospital perché la possibilità degli anticorpi monoclonali, dell'antivirale oramai ben codificato il Remdesivir, dell'immunomodulante tocilizumab che è stato riconosciuto in tutta la sua efficacia a livello mondiale, ci danno un armamentario tale per cui nel contesto di scarsa progressività che abbiamo nella popolazione vaccinata per gestire veramente con grande serenità questa condizione. Da lunedì 7 dovremmo essere in zona bianca, quindi ci sarà un po' un libera tutti, un liberi tutti, no? Come c'è stato oggi il liberi tutti per quanto riguarda le fasce d'età di persone da vaccinare da 12 anni in su. Forse c'è rimasto da combattere un aspetto, secondo me, che è ancora molto preoccupante, che è quello dell'ignoranza di tantissima gente che potrebbe, diciamo, secondo lei, mettere a rischio anche la cosiddetta immunità di gregge a metà agosto, fine agosto, quando la raggiungeremo in Abruzzo, all'inizio di settembre, quando dovrebbe essere raggiunta in Italia. Professore, c'è ancora tanta gente, ogni tanto si sente parlare di manifestazioni Novax, di persone che contestano apertamente il vaccino, di persone che non vogliono farsi il vaccino. Cosa si può fare in questi casi? Ma insomma, basterebbe innanzitutto mantenere un chiaro rapporto con i fatti e con i dati. Gli unici due pazienti che sono stati ricoverati a Pescara negli ultimi 15 giorni erano non vaccinati. Un ottantenne esitante che, nonostante le ripetute proposte, aveva deciso di non vaccinarsi e si è ammalato, e una persona di 56 anni che aveva esitato nel cogliere le prime occasioni di finestra vaccinale e purtroppo di nuovo si è ammalato con una forma abbastanza grave. Io sono molto d'accordo con lei, in questo momento solo la miopia, diciamo, solo una mancanza di vedute ci può limitare. Allora, una delle cose che con dolore non posso non richiamare questa sera è che la statistica di questo virus, più passa il tempo e più ci dà dei numeri precisi al secondo decimale. Con buona pace di tutto quello che è stato detto, la mortalità si è stabilizzata a livello mondiale al 2,11%. Sì, sì. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questo virus ha la potenzialità, in una popolazione non vaccinata, nonostante il fatto che nell'85-90% delle persone non dia problemi sostanziali, comunque, di uccidere più di 2 persone per ogni 100 infetti, che è una cosa che è assolutamente senza precedenti rispetto ai patogeni che l'uomo ha conosciuto nella sua lunga storia su questa terra dopo il vaiolo. Quindi è una condizione in cui il concetto di siamo comunque immuni è assolutamente antistorico, cioè non fai conti con quello che la statistica di numeri che stanno approcciando i 200 milioni di infetti nel mondo e che stanno approcciando un'esperienza di conoscenza globale, come mai? Cioè, le persone che non vogliono guardare i fatti, questa volta veramente hanno poche
come dire, poche giustificazioni, perché mai come in questa circostanza vi è stata una progressione globale, trasparente, assolutamente real time delle conoscenze. Certo. No? Quindi se siamo fissi sul 2,11% vuol dire che superate le componenti statistiche loco-regionali di variazione casuale, diciamo, dei tassi, questo virus sta mostrando la sua capacità di letalità in maniera assolutamente congrua, precisa, matematica. Rispetto a questo, la mortalità nei vaccinati rasenta lo 0%, forse lo 0,001%, volendo considerare il 96enne che purtroppo tra i vaccinati a Pescara non ce l'ha fatta, ma i 39.000 vaccinati con doppia dose hanno avuto un tasso di attacco di malattia comparato con quello che è successo fino a tutto il mese di aprile di zero. Allora, i fatti parlano, quindi non ci dobbiamo più nemmeno accalorare più di tanto. No? Speriamo che sia persuasivo questo suo chiarimento. E aggiungo una cosa, che forse è quella che più giunge al mio orecchio ripetutamente negli ultimi giorni, specialmente tra i 30-40enni, che però oggi hanno dato vista di non essere assolutamente tutti di questa risma, perché dopo l'apertura da 0, da 12 a 39 ci sono 78.000 prenotati in 24 ore, questo fa veramente pensare che l'uso della ragione sia un bene ancora diffuso, sì. E legato anche, un grande merito ce l'avete voi, al ruolo che i mezzi di diffusione nella loro trasparenza, nel confronto tra le emittenti hanno avuto, diciamo, dando ragione a tutti noi di poter capire, al di là delle competenze, quali fossero le questioni in campo. Certo. Quindi bisogna stare molto attenti alla esitazione scusate, dei quarantenni, dei trentenni che dicono vabbè, ma in fondo mo vediamo dopo, vediamo un attimo che come cambiano anche i vaccini, che cosa succede. No, perché la popolazione non vaccinata, colgo subito l'occasione per ridirlo, è sempre esposta alla ripresa della circolazione del virus, che può arrivare in qualsiasi momento, e quindi noi speriamo proprio che la popolazione non vaccinata scompaia. Non solo quarantenni, cinquantenni e trentenni, c'è anche quella bellissima corsa a vaccinarsi dei maturandi e anche degli studenti. Torno da lei tra poco, prima come sempre facciamo la consueta incursione settimanale nelle pagine del sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri, per ricordare sempre i sacrifici e soprattutto i rischi che gli operatori sanitari corrono nel prestarci assistenza. Pagine sempre listate a lutto, elenco dei medici deceduti per contagio dall'inizio della pandemia, che fortunatamente da alcune settimane si è fermato, ma resta sempre un numero da strage: 359 medici deceduti per contagio dall'inizio della pandemia lo scorso anno. Ai medici vanno aggiunti 87 infermieri e 30 farmacisti. Per la pagina della solidarietà di questa puntata di Pronto Medicina Facile, questa sera parliamo anche, anzi, mandiamo i nostri migliori auguri di buon compleanno alla piccola Noemi, la bimba, o meglio la principessa guerriera di Guardia Grele, che fin dalla nascita combatte contro l'asma 1, l'atrofia muscolare spinale. Il 31 maggio scorso Noemi ha compiuto 9 anni, sarà festeggiata alla grandissima domenica prossima 6 giugno alle ore 18.30 all'Auditorium Flaiano di Pescara, nel corso dello spettacolo organizzato e presentato da Federico Perrotta, e che vedrà sul palco tantissimi artisti come Enduccio, Valentina Olla e tanti altri. Un evento dal doppio valore sociale, perché tutto il ricavato sarà devoluto all'associazione Progetto Noemi, fondata dal papà Andrea, dalla mamma Tairè e dal fratello Mattia, che saluto caramente. Associazione che promuove iniziative solidali e porta avanti progetti importanti, uno su tutti il reparto di terapia subintensiva dell'ospedale di Pescara. E allora affrettatevi a prenotare i biglietti, perché si sta andando verso il sold out, verso il tutto esaurito. Un bacione grande a Noemi e un abbraccio a tutta la sua famiglia. Grazie alle persone che lavoreranno con me questa sera. In redazione, come sempre, c'è la collega Edmondo. Ciao Gigliola.
Ciao Paolo, buonasera a tutti. Io in regia saluto Andrea Di Fabio, che è il responsabile di tutto lo staff tecnico del gruppo editoriale di Rete 8. Questa sera non c'è Francesco Specchiuli, però che voglio salutare, ci sta seguendo da casa, sarà con noi giovedì prossimo. Ma ricordo subito a chi ci sta seguendo che per porre domande al professor Parruti bisogna chiamare lo 0871 e digitare i due numeri che sono già in sovrimpressione, 5873230, 5873235. Ricordo anche l'indirizzo email, che è salute@rete8.it. Notizia di servizio, ci sono già delle email e dei telespettatori si stanno già prenotando. A tra poco. Grazie Giuliola, buon lavoro a te, buon lavoro ad Andrea in regia. Professore, se lei è d'accordo comincerei a parlare un po' di farmaci, o meglio del farmaco che non c'è. Lei prima ha citato nomi di farmaci che abbiamo imparato un po' tutti in questi mesi di pandemia. Ma è possibile che dopo un anno e mezzo non è stato ancora trovato un farmaco specifico per il Covid? Le chiedo, gli sforzi della ricerca scientifica mondiale si sono troppo orientati verso i vaccini e fortunatamente sono arrivati, e poco verso il farmaco. Si è data una spiegazione? Forse anche noi media, organi di informazione, parliamo troppo di vaccini e non insistiamo mai, non stressiamo mai le case farmaceutiche verso la produzione di un farmaco specifico? Ma io no, non ho assolutamente questa impressione. Il lavoro che è stato fatto sui vaccini, mi dia l'occasione per ridirlo, perché trovo che è una cosa che non dobbiamo mai perdere l'occasione di fare, è stata una cosa eccezionale. Perché alle spalle di questa rapidissima conquista di vaccini altamente protettivi c'erano 27 anni di lavoro molto sodo sulla ricerca di un vaccino panflu, di un vaccino che potesse andare bene su tutti quanti i ceppi di influenza, su un vaccino che potesse andare bene rapidamente per qualsiasi ceppo di virus RNA emergente o riemergente. Quindi avevamo una tecnologia poderosa alle spalle, che aveva bisogno soltanto di una grande capacità di ripresa applicativa rapida e di una flessibile connessione con le grandi catene di produzione. Questo sforzo c'è stato in pieno. L'efficacia praticamente totale dei vaccini ad RNA e l'efficacia assolutamente soddisfacente sulla mortalità e sulla morbidità dei vaccini adenovirali ha confermato che l'impostazione che c'era stata era senza fallimenti. Ho avuto modo di leggere ieri sera i dati sul Sinovac, l'unico vaccino cinese proteico, sostanzialmente agli stessi numeri della Johnson & Johnson, agli stessi numeri dei vaccini adenovirali in toto. Quindi la tecnologia era veramente pronta a un cambio di passo per un deployment rapido e non ce lo scordiamo, abbiamo potuto vaccinare sul campo a fine dicembre, quando i primi casi riconosciuti nel mondo occidentale sono stati ai primi di marzo. Quindi l'operatività dei cinesi era stata modesta fino a quel momento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha coordinato una poderosa risposta che quindi secondo me va vista nella sua eccellenza. Una osservazione corollaria a questa la dobbiamo fare. Questa tecnologia, che alcuni sottovalutano e alcuni addirittura dismettono nella loro terminologia, è stata talmente potente che aveva già identificato per questi possibili virus emergenti una produzione vaccinale che fosse superiore all'immunità naturale. Questo lo dobbiamo assolutamente sottolineare, perché mi faccio dire la cosa nei termini semplici con cui penso. No, c'è questa idea che circola, e qualche nome anche alto come il professor Novelli, Tor Vergata, insomma, si fa ancora oggi portavoce del fatto che l'immunità innata renda tutti noi potenzialmente immuni a questo virus.
però i buchi li abbiamo visti. Cioè, quando l'immunità è innata, per mille ragioni, l'abbiamo affrontate altre volte, la disglicemia, l'invecchiamento, il diabete franco, l'ipertensione arteriosa ed altre modifiche che la rendano meno efficiente, fallisca, a quel punto la risposta, e perché così vengo alla seconda parte della sua domanda, la risposta dell'ospite adattativa, cioè quella che si gioca con le cellule che sono decisive, è disregolata. I vaccini sono stati capaci di evocare una risposta cellulomediata, cioè quello che ci difende, no? Io ho discusso tantissime volte, ricevo migliaia di telefonate e mail dicendo ho un titolo basso di anticorpi, mi devo preoccupare. La risposta mia è sempre la stessa, da quando ho avuto il vaccino io non mi sono mai fatto il titolo degli anticorpi, perché non me ne importa niente, non sono gli anticorpi la parte più importante di questa immunità vaccinale, sono le cellule che questi vaccini sono stati deputati a evocare. Però magari dà una sicurezza psicologica a sapere che il vaccino ha funzionato e che uno ha sviluppato anticorpi. Assolutamente, no? Cioè, sì, per l'amor di Dio. Lei è uno scienziato, magari guarda quello, il popolino guarda alla sicurezza personale, scusi se lo interrompo. No, ma ha ragione, ma il problema è che ciò che ci difende veramente nel tempo è molto più a lungo di quanto non faccia la stessa immunità acquisita nei confronti del virus, per via naturale, sì, sviluppando l'infezione da Covid, è il gran numero di cellule CD4 e CD8 di difesa che questi vaccini riescono a indurre. Un gran numero di cellule che è assolutamente, insisto, superiore a quelle che vengono prodotte nell'immunità naturale. Quindi, sono le cellule della memoria? Sono le cellule della memoria, ma anche le cellule dell'immediata risposta, cioè sono quelle che rendono più breve il carriage nel naso, che rendono più bassa la viremia, per cui il fenomeno dei superdiffusori si riduce tantissimo, se non, lo voglio dire, non si può dire, crolla, o quasi, per cui diciamo tutte quelle connotazioni drammatiche che hanno caratterizzato i nostri racconti in questa vicenda prendono trovano un contesto molto più sereno. Quindi tutti i vaccini sono stati una grande risposta. Qual è il problema che lei giustamente sottolinea? Cioè, perché in tutto questo andirivieni di ondate epidemiche in tanti paesi, tra cui molti industrializzati, pensiamo agli Stati Uniti, no? Gli Stati Uniti hanno avuto quasi 500.000 di morti, hanno avuto 3 volte i nostri morti, essendo un paese sicuramente più grande del nostro, ma insomma tecnologicamente molto avanzato, quindi ci si poteva aspettare. Il problema è che quando in quel 2-4% della popolazione la risposta immunitaria coinvolge una risposta adattativa, quindi la produzione nostra di cellule di difesa, la risposta è disregolata e a quel punto riuscire a modularla, riuscire a controllarla diventa una cosa complicatissima, per cui la maggior parte degli studi clinici non ha fatto altro che confermare le poche grandi armi che noi avevamo già in faretra all'inizio della vicenda e che si sono in effetti confermate su base razionale plausibilmente utili. Lei prima citava tocilizumab, remdesivir, che hanno superato anche banchi di prova importanti perché più volte sono stati contestati. Non dimentichiamo il cortisone, non dimentichiamo l'eparina. Adesso si parla degli anticorpi monoclonali come le nuove frontiere della terapia. Insomma, dicono che hanno un prezzo elevato, secondo me è sempre molto inferiore rispetto a una degenza ospedaliera, anche perché vengono somministrate a domicilio. Ma perché stentano a entrare così nella pratica quotidiana, nell'uso quotidiano? Ne arrivano troppo poche dosi? Ma diciamo che nella nostra esperienza abruzzese noi abbiamo avuto una disponibilità assolutamente parallela alla domanda. Certo, sono arrivati in una fase in cui l'epidemia in Abruzzo era in calando, però diciamo a mia conoscenza non c'è stato un paziente ad alto rischio di sviluppare questa malattia
che ci sia stato segnalato che entro 48 ore non abbia ricevuto l'infusione degli anticorpi monoclonali, quindi trattati a domicilio, no? Con sintomi lievi. Sì, pazienti che ci sono stati, cioè la filosofia del riferimento al centro ospedaliero è cambiata totalmente, no? con la disponibilità di questi farmaci, mentre prima si diceva aspettiamo a vedere se il paziente sviluppa l'insufficienza respiratoria e poi subito lo portiamo in ospedale, adesso invece noi ci poniamo una domanda completamente diversa. Il paziente è a rischio di sviluppare un'infezione grave? Appena abbiamo contezza del fatto che sia infetto, se ci sono fattori noti per lo sviluppo dell'infezione grave, con gli anticorpi monoclonali riduciamo di almeno il 60-70% il rischio che questo si sviluppi. Sì. E questo sta sicuramente concorrendo, anche nella logica dei piccoli numeri di questo periodo, a svuotare, sì, gli ospedali. Ce ne sono due o tre tipi, tre o quattro tipi sul mercato, tutti, sì, americani, mi sembra ce n'è uno italiano che potrebbe andare in produzione, forse è sperimentato allo Spallanzani. Allo Spallanzani, come no? La sostanziale differenza, per farci capire da tutti, è fra il tipo di aggregazione, cioè ci sono dei farmaci monoclonali che sono singoli anticorpi, che come tali, non avendo la possibilità di sinergizzare sui siti potenzialmente critici della proteina spike, hanno un'efficacia un pochino più limitata. Tutte le associazioni a due farmaci hanno in generale un'efficienza che va sui termini che le ho detto, cioè intorno al 70% di riduzione del rischio di progressione, quindi sono farmaci molto buoni, anche questi. Tanto vengono già adoperati da tanti anni per determinate altre patologie. Per altre situazioni. E anche questi però, nello specifico contesto dell'infezione da Covid, hanno dimostrato una forte tempodipendenza. Cioè se noi riusciamo a utilizzarli prima che si sia innescata una malattia potenzialmente evolutiva e che quindi il paziente rischi di avere una risposta disregolata, eccessiva, che gli bruci i polmoni e crei microtrombi in tutto quanto l'organismo, sono molto efficaci. Se arriviamo solo con pochi giorni di ritardo, anche il loro utilizzo sostanzialmente non è più raccomandato, nel senso che non cambiano più la storia, certo, naturale. Quindi questo grosso limite di ogni intervento che è stato paventato per questa malattia continua a mantenersi costantemente. Certo. Tanto l'informazione di servizio per Gigliola può cominciare a chiamare i telespettatori che si sono prenotati per fare delle domande al professor Parruti. L'ultima sugli anticorpi monoclonali, la loro efficacia, come l'avete pesata? Non so, avete notato che è diminuita l'ospedalizzazione di questi pazienti? Siete riusciti a curarli completamente a casa, a domicilio? Sì, devo dire che nella casistica che abbiamo fatto a Pescara non c'è stata una singola progressione. Devo dire che sono arrivati, ripeto, in un momento, sì, di calando della fase epidemica, in una fase di tracciamento molto tempestivo e precoce, per cui i pazienti sono stati mandati da noi veramente prima di 5-6 giorni dall'inizio dell'infezione, e questo ha determinato che la selezione di quelli a più alto rischio è stata perfettamente funzionante. Vedo Gigliola già assediata dalle telefonate, 21 e 29, quasi 29, lo spazio volentieri alla prima telefonata della serata, poi tornerò da lei perché mi sono preparato anche altre domande, dobbiamo parlare anche di long covid, professore, non si dimentichi se me lo dovessi dimenticare io. Pronto Rete 8? Pronto, buonasera. Buonasera a lei. Chiamo da Pescara. Buonasera. Chiamo da Pescara. Prego, buonasera. Volevo porre una domanda al professor Parruti. Prego. Allora, senta, sia io che mio marito abbiamo passato il Covid, diciamo, e volevo chiederle, per il vaccino adesso, so che bisogna aspettare 3-4 mesi, non so bene la data, ma questo conteggio del tempo passa dal primo tampone molecolare o dalla fine della malattia? Questo non mi è chiaro. Brava, una domanda molto utile perché così ci permette anche di spiegare questo che sembra una regola. Resti in linea perché se ad esempio il professore deve chiedere da quanto tempo è guarita lei, no, professore. Ecco. Allora innanzitutto... Sì, allora io... Sì. Scusi. No, innanzitutto il tempo si conta dal primo tampone negativo. Dal primo negativo, quindi dalla fine della malattia. Sì, dalla fine della malattia. Noi, allora, perché siamo arrivati a questa raccomandazione?
quando sono arrivati i vaccini c'è stata un'indicazione che è sostanzialmente logica e assolutamente comprensibile a poter vaccinare tutti subito tra gli operatori sanitari, per cui sono stati inclusi in tutto il mondo operatori sanitari che erano appena usciti dal Covid, che avevano appena avuto il loro primo tampone negativo. Okay? E che cosa abbiamo scoperto in quelle prime settimane di vaccinazione? Che dopo 3 mesi circa, 3-4 mesi dalla fine dell'infezione da Covid, dalla fine naturale, il vaccino induceva una reattogenicità, cioè dei sintomi di malessere, infiammazione, artromialgia, dolori, eccetera, eccetera, pari alla normale popolazione, cioè identici a quelli che noi abbiamo quando vacciniamo una persona che non ha conosciuto il Covid. Quando abbiamo vaccinato sotto soglia, quindi abbiamo vaccinato operatori sanitari che avevano avuto l'infezione da Covid molto recente, addirittura 1 o 2 settimane prima del vaccino avevano negativizzato, abbiamo avuto un più alto tasso di reazioni anche gravi. E a un certo punto la tendenza alla vaccinazione immediata si è bloccata quando in Liguria 4 operatori sanitari sono stati ricoverati con sintomi gravi di sindrome adenopatica, quindi hanno avuto una febbre con un gonfiore terribile dei linfonodi, insomma una risposta veramente preoccupante tale da giustificare un ricovero, l'uso del cortisone, l'osservazione in terapia intensiva in alcuni casi. Allora lì abbiamo capito che in quel momento non conveniva dare una spinta al potenziamento della immunità, come vi ho detto prima, cioè non era il momento giusto per indurre la produzione di cellule che rendessero poi la difesa più profonda, più duratura e più completa rispetto all'infezione naturale. Mentre dopo 3 mesi, 3 mesi e mezzo non succede niente. Quindi la signora dovrà aspettare 4 mesi, sia lei che... 3-4 mesi, insomma, dopo il 3° mese io consiglio di cominciare a fare le procedure di prenotazione, così prima della fine del 4° mese si è dentro. Dipende anche da quando è guarito. Da quando è guarita la signora? Vabbè, io sono guarita dopo 22 giorni, io sono guarita alla fine di marzo. Mio marito ci ha messo 45 giorni per diventare negativo, quindi... Deve aspettare ancora un po'. Sì, quindi da fine marzo... Senta, e poi... No, volevo dire, e poi per un'eventuale terza dose ci rientriamo oppure non ci copre l'inverno, questa che dovremmo fare alla, diciamo, agosto? Beh, questa è la domanda che credo abbiamo tutti. È la domanda generalizzata sulla quale stiamo cercando di accumulare dati come comunità scientifica internazionale. Io credo che su questa prossima dose di richiamo che tutti quanti dovranno avere con vaccini che tengono conto anche delle nuove varianti che si sono sviluppate, non ci sono dubbi. Cioè sul fatto che un altro giro di vaccinazione lo dobbiamo fare tutti quanti per potenziare ulteriormente, non ci sono dubbi. Se lei mi chiede quanto durerà l'immunità dopo la terza dose di richiamo, questo è veramente qualcosa su cui non abbiamo una plausibile... Però non escludo che la nostra schedula vaccinale conterrà un richiamo di tanto in tanto per il Covid-19 e i suoi figli e progenitori, perché fondamentalmente l'immunità per questo tipo di virus tende ad essere piuttosto evanescente, per cui se la copertura dell'immunità naturale è di 6-9 mesi, noi speriamo che l'immunità vaccinale richiamata adeguatamente sia almeno 4-5 volte tanto, però a 5 anni quale possa essere la memoria proprio nessuno lo riesce a prevedere. Grazie professore, un saluto. Grazie, la ringrazio moltissimo. Un saluto buonasera alla nostra amica di Pescara. Ah, buonasera a lei. Altra telefonata, pronto Rete 8? Sì, buonasera. Buonasera. Saluti. Da dove chiama? Sì, da Pescara. Prego. Salve, un caro saluto a lei, a Medicina Facile, al dottor Paduti. Grazie. Volevo chiedere cortesemente un'informazione, se possibile. Si parla di Green Pass,
per questa fase vaccinale, sì. Quindi volevo un attimo capire come si sta organizzando la situazione per appunto andare avanti dopo la campagna vaccinale, per vivere insomma le condizioni di vita sociale che ci riapprestiamo finalmente a poter vivere. Poi sì. Un'altra domanda che avevo da fare gentilmente, sì. Volevo capire un attimo sul personale sanitario se chi non accetta la vaccinazione rimarrà insomma in servizio, oppure se ci saranno dei provvedimenti nei confronti di coloro i quali sì. non accettino insomma di vaccinarsi. Ok, grazie a voi. Grazie. Allora, professore, Green Pass credo che si stia decidendo proprio adesso, entro metà giugno, no? Che poi interessa anche i vari paesi dell'Unione Europea, non solo per poter viaggiare nel mondo. Giusto? Esatto. Quello che serve per una Green Pass è l'organizzazione mondiale, cioè è chiaro che se ognuno si fa la sua piccola anagrafe, la circolazione delle informazioni potrebbe essere estremamente complicata. Se riusciamo ad avere un unico cervellone che computi tutte quante le dosi e i richiami possibili ricevuti, perché dobbiamo guardarle in quest'ottica, di protezione reale, certificabile, e allora andiamo verso un sistema che, come lei giustamente dice, non soltanto tutti auspichiamo, ma siamo certi, senza nessuna violazione della privacy si potrà fare, un sistema che ci permetta proprio quello a cui alludevo prima, di tornare a un interscambio di uomini e cose, di uomini e merci totali, senza prenderci un rischio eccessivo di poter ricadere per questo in una fase di esposizione loco-regionale a varianti non controllate. Perché nella misura in cui noi abbiamo una informazione assolutamente affidabile e certificata del fatto che la persona provenendo da un'altra area venga da noi senza correre il rischio di avere una forma di virus ancora altamente trasmissibile, nella misura in cui noi riusciamo ad addivenire a questa certezza, possiamo riprendere veramente una vita di interscambio normale. Quindi io le dico quello che penso come cittadino, oltre che cioè la tecnologia informatica è eccezionalmente evoluta e laddove c'è volontà tutte le anagrafi vaccinali possono assolutamente intercomunicare con facilità. Quindi io darei il tempo all'Organizzazione Mondiale per la Sanità, alla Comunità Europea, alle grandi organizzazioni sovranazionali di interscambio, di organizzare una bene questa cosa, mondiale. Perché se noi abbiamo la pressione di avere un pezzo di carta per il 15 di giugno, ha un respiro la cosa. Se noi invece auspichiamo e attendiamo che ci sia qualcosa di assolutamente certificato, che ci dia proprio anche l'impatto psicologico di sapere che chi viene dal Bangladesh è certificato, che chi va a Tokyo sia assolutamente sicuro, che la grande mobilità che il nostro mondo ha imparato a vivere come dimensione, che abbiamo perduto negli ultimi mesi come dimensione diffusa e ripristinabile, allora veramente torniamo a un momento di sviluppo umano ed economico eccezionale. Seconda domanda era quella sul personale sanitario che rifiuta esitante, la vaccinazione. Esitante. Allora, non si possono licenziare? No, dunque questa è una bellissima domanda. Vanno demansionati, mi sembra, no professore? Questa è una bellissima domanda. È una questione ancora aperta. Noi stiamo cercando di fare quello che hanno fatto gli americani. Gli americani hanno una letteratura spettacolare, no? Perché hanno affrontato il problema della copertura vaccinale in modo sistematico molto prima di noi. Quando quando a settembre del 2019 facemmo per la prima volta nella nostra regione un lavoro molto organizzato, molto sistematico per vedere come potessimo raggiungere dei tassi di copertura vaccinale negli operatori sanitari della vaccinazione anti-influenzale più adeguati a livello europeo, consideri che negli Stati Uniti e in Europa
siamo con tassi di copertura, eravamo all'epoca con tassi di copertura vaccinale molto prossimi all'80%. In Italia superavamo a fatica il 30, il 35%. Allora ci chiedevamo che dobbiamo fare, come alzare questa. E gli americani ci hanno insegnato, se non perché dobbiamo essere vassalli culturalmente di americani, ma hanno affrontato prima di noi il problema e ci hanno dimostrato che la persuasione è lo strumento migliore. Tutta la strategia dei champions, quindi una forte attività testimoniale di chi ha assunto questa come propria battaglia e l'ha portata avanti, la possibilità della peer communication, cioè di creare piccoli gruppi in cui le evidenze di letteratura e le evidenze scientifiche diventino argomento sminuzzato nella comunicazione tra pari. Quindi il primo investimento che dobbiamo fare, proprio ieri ho avuto una lunga conversazione con un operatore sanitario ancora esitante, io ho detto guarda, radunami una decina di persone toste come te, ci troviamo in una stanza, ci facciamo una conversazione a 360 gradi, mi fate tutte le domande che volete, io vi porto tutta la letteratura affidabile che ci sta su questo argomento, facciamo un ragionamento di senso compiuto e a questo punto vi faccio vedere come molte delle cose che voi dite non sono false, sono mezze verità e come tutte le mezze verità sono le più potenti menzogne. Cioè una di questi colleghi mi diceva, dottor Parruti, ma il dottor Novelli di Tor Vergata dice che noi siamo tutti naturalmente immuni e perché ci dobbiamo vaccinare? Ho detto, ma guarda, perché il dottor Novelli non è che ha tutti i torti, che l'85% della popolazione mondiale sia pressoché immune a questa malattia, è quasi la verità. Peccato che quel 15% fa la differenza di tutto quello che è successo e che ha smontato le nostre economie. Questo solo per fare un esempio, cioè tutte le nostre conversazioni sull'esitanzi, sulla difficoltà ad accettare la vaccinazione, devono trovare una forte spazio di comunicazione. Perché qua i dati sono talmente forti che non bisogna alzare i toni, cioè bisogna. Poi, se ci sono delle situazioni di posizione culturale super organizzata, ideologica, beh, allora c'è una seconda cosa. Sì, è vero il demansionamento, però non un demansionamento comodo. Non è che può diventare un modo per dire io evito la corsia o i lavori più pesanti perché non mi vaccino, così mi mettono a fare. No, questa forma di demansionamento è assolutamente esclusa. Per cui, insomma, poi bisognerà trovare il modo con cui le persone che persistano in una posizione antistorica e sostanzialmente non basata su nessuna evidenza trovino una loro collocazione non punitiva, ma certamente nemmeno premiante. Ecco, questo è il concetto. Grazie, chiarissimo. Grazie, professore. Altra telefonata mi fa segno Gigliola. Pronto, Rete 8? Buonasera. Buonasera. Mi chiamo Gaetano, chiamo da Lanciano. Buonasera, Gaetano. Prego. Volevo fare due domande al professore, che sì. Ho avuto modo di conoscere, avendo curato proprio un episodio Covid nel cuore parto di Pescara, anzi lo ringrazio molto. Prego. Dunque, se a distanza di 4 mesi dal Covid sono giustificate ancora situazioni di affanno. Long Covid, quello. Long Covid, quello di cui volevo parlare io prima. L'altra domanda, Gaetano? L'altra domanda è, avendo avuto una reazione anafilattica da vaccino sotto le armi nel lontano 83, sono un po' titubante, sono coperto ancora per qualche mese perché ho avuto il Covid a febbraio. Però ecco, quando poi sarà il momento del vaccino sono un po' titubante e ho un po' sulla sul vaccinazione. Volevo sapere cosa vi consigliare al professore. Allora, professore, intanto allora, partiamo dalla seconda. Seconda. Partiamo dalla seconda, quindi questa cosa è un tavolo che abbiamo aperto perché lei ha pienamente ragione. Cioè, è un tavolo che noi abbiamo aperto praticamente il giorno dopo che sono stati resi disponibili i vaccini. Cioè,
Noi abbiamo fatto un ragionamento di questo tipo. L'immunità naturale questa volta è inferiore a quella vaccinale. Per cui, per quanto possiamo fare ragionamenti sull'immunità di gregge, ragionamenti assolutamente fondati, non infondati, cioè se tutti i vaccinati hanno la possibilità di essere carrier del virus, hanno la possibilità di infettarsi ancora, ma hanno una scarsa probabilità di essere super diffusori e una più breve durata della loro stato di infezione, è probabile che il virus circoli molto meno. Ma esisterà l'immunità di gregge? Questo è il problema. L'immunità di gregge è quella cosa che, per esempio, vale con una soglia del 90% di vaccinati per il morbillo, vale assolutamente per la rosolia, vale per tantissimi virus della nostra scheduola vaccinale, ma non siamo sicuri che valga per questo, perché nel momento in cui ciò che fa la differenza nella risposta dell'ospite è di avere avuto un'immunità più forte di quella naturale grazie al vaccino, noi ogni persona che lasciamo non vaccinata ha un altissimo rischio di sviluppare una malattia. Non, adesso proiettiamoci su una sfera temporale un po' più ampia, no? Sarà finita tutta questa storia di Covid, Castignani non ne parla più, torniamo a circolare, speriamo, a fare una vita normale, ma il Covid magari in un'isola delle Filippine c'è ancora ad alto titolo, uno torna qua e becca nel 2, 4, 6 giorni di possibile contagiosità una persona mai vaccinata. Quella sviluppa una malattia assolutamente in base alle sue connotazioni cliniche, come se il vaccino non esistesse da nessuna parte del mondo. Quindi l'immunità di gregge è un concetto un po' pericoloso. Allora, ecco perché ho voluto partire da questa seconda domanda. Noi dobbiamo metterci in condizioni di vaccinare quasi tutti, praticamente tutti. Il mondo. Il mondo. Non soltanto noi, il mondo. Il mondo. Allora, le persone che hanno un rischio di avere una reazione vaccinale non devono essere incanalate in questi grandi saloni dove stiamo vaccinando, no? Rapidamente tutti quanti, uno via l'altro, 2.900 persone a Pescara, 50.000 e passe a Roma. Cioè, noi dobbiamo invece avere dei canali protetti adiacenti alle rianimazioni, assolutamente assistiti e assistibili immediatamente, dove possiamo dire anche a una persona che ha un alto rischio di avere una reazione avversa, come lei accenna in questa fase, guarda, tu sta là, perché non ti facciamo succedere niente lo stesso, in un ambiente super protetto. Capisce? Quindi questo è l'orizzonte di questa cosa, e lo stiamo facendo. Pescara funziona molto bene, ogni settimana vacciniamo una ventina di persone in ambiente protetto a fronte delle 30.000 in ambiente non protetto. Invece la prima domanda del nostro amico Gaetano era riferita ai sintomi, gli strascichi che lascia, e in particolare l'affanno. Allora, l'affanno può avere fondamentalmente tre ragioni ben documentate. La prima è un esito, diciamo, fibrosante su una porzione del polmone, specialmente in chi ha avuto un'estensione molto grossa delle lesioni polmonari, una certa percentuale del parenchima polmonare, della parte respirante, funzionante del polmone, può andare incontro a cicatrici, e queste cicatrici possono limitare l'attività di espansione a mantice del polmone. Sono danni permanenti. Danni permanenti, sono rari, per fortuna ne abbiamo visti realmente pochi rispetto al gran numero di polmoniti che abbiamo visto, ma ci stanno. E questi, anche quando sono esiti piuttosto modesti, fanno sentire un senso di affanno alla persona interessata. La seconda dinamica è quella che purtroppo un certo numero di persone, così come accade quando incontrano gli adenovirus, altri coronavirus, altri virus respiratori, sviluppano l'asma. Cioè le persone predisposte non sviluppano l'asma quando hanno una semplicemente una predisposizione genetica. La predisposizione genetica si traduce in un problema clinico quando poi la persona incontra un microorganismo capace di elicitare, diciamo con questo brutto inglesismo, di innescare la manifestazione
franca dell'asma. Abbiamo pubblicato pure un paio di casi molto interessanti qui a Pescara, ma è un'evidenza clinica, quindi alcuni fanno l'asma. Altre persone sviluppano invece, così veniamo a un altro dei capitoli piuttosto rilevanti del long covid, sviluppano delle aritmie, delle tachicardie atipiche, o per iperattivazione della tiroide, che secondariamente stimola di più il ritmo cardiaco, determinando una sorta di affanno, perché il cuore deve poter pompare con una frequenza relativamente bassa, in modo che se io gli chiedo di più, sale la frequenza e pompa uguale, cioè mi supplementa più sangue. Se il cuore si mette su una frequenza alta di base, non c'ha riserva, no? Quindi è comprensibile questa cosa. Oltre che per la tiroide, questo problema della aumentata frequenza cardiaca può essere determinato dalla sofferenza microangiotrombotica, microvascolare. Non mi parli difficile, no, molto semplice, cioè praticamente i trombi che questo accidente di virus determina si possono andare a posizionare nei vasellini che portano sangue ai nervi e farli funzionare male. Quindi i nervi che regolano la frequenza cardiaca possono determinare una cattiva conduzione dei loro impulsi e alzare la frequenza cardiaca. Quindi l'affanno ha almeno tre cause note, poi ce ne saranno infinitamente di più oltre a quelle che io vi ho elencato, però queste cause sono già sufficienti. Cosa può fare Gaetano, professore? Ci viene a trovare all'ambulatorio long covid e cerchiamo di capire qual è la causa e vediamo quello che possiamo fare. La riabilitazione respiratoria? Anche oppure se c'è l'ipertiroidismo, curiamo l'ipertiroidismo, se c'è un'alterata frequenza cardiaca si mette il beta bloccante. Adesso sta venendo fuori anche tanti danni neurologici, esatto, no? La famosa, esatto, nebbia nel cervello, la perdita di memoria, la difficoltà a restare concentrati. Ne parliamo tra poco, grazie, in bocca al lupo a Gaetano, grazie. Vado di corsa. Perché ho altre telefonate, mi fa segno Gigliola che tra poco mi picchia se non passo le altre telefonate. Pronto, rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Chiamo dall'Aquila, volevo... Sì. Parli un po', la regia ci dà un po' più di volume perché la sentiamo voce bassa. Sente meglio che... Perfetto, vada con la domanda al professore. Professore, buonasera. Chiamo dall'Aquila. Buonasera. Volevo chiederle un piccolo chiarimento. Ho fatto il vaccino Pfizer e sono in attesa, vorrei rifare a luglio. Ma solo un piccolo chiarimento. La durata di questo vaccino e in più, siccome io faccio anche quello influenzale a novembre, lo devo rifare o mi passo questo? Prof. Aspetta, ripetiamo la domanda perché non l'ho capito. Allora, l'ultima parte, a novembre fa il vaccino? Influenzale, quello per l'influenza normale, okay. L'ho fatto a fine novembre. Perfetto. Allora, volevo. Adesso ho capito, scusa, non mi ho perso una parola per cui... Influenzale. Allora, sostanzialmente il vaccino anti-Covid non dà immunità anti-influenzale, quindi le due vaccinazioni sono... parallele e sinergiche, nel senso che sappiamo che quanto più bassa è la circolazione di entrambi i virus, tanto meno c'è quel potenziamento di risposta immunitaria disregolata che poi può portare a danni. Quindi il fatto che non ci sia circolazione del virus influenzale quest'anno non vuol dire assolutamente che, che la vaccinazione anti-influenzale non verrà riproposta in autunno. Grazie professore, saluto l'amico dell'Aquila, altra telefonata mi fa segno Giuliola, pronto rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, in diretta, da dove chiama? Buonasera, dottor Castignani. Buonasera. Sono Giuseppe, chiamo da Chieti. Buonasera, volevo fare un saluto anche al dottor Parruti. Sì. Dunque, io avrei due domande da fare. Sì, prego. Intanto sentendo il dottor Parruti questa sera, cioè praticamente è quasi impossibile non aderire alla campagna vaccinale, però questa domanda è una provocazione che faccio, perché sinceramente questa trasmissione Rete 8, quindi anche a carattere nazionale parlo, purtroppo tutte le persone che non si vaccinano, sono tante,
perché si persegue un format senza contraddittorio. Ecco, io fino adesso non ho mai visto delle trasmissioni dove ci sono delle persone pro e parlo di scienziati, pro e contro. La gente che non si vaccina, molta gente che comunque vede internet, legge e quant'altro, è orientato verso un modo di approccio. L'importante invece, secondo me, doveva essere appunto che tutte le trasmissioni fossero in contraddittorio, per cui una persona che al di là del televisore può sicuramente valutare meglio, e questo non è mai stato fatto, ma anche a livello nazionale. E questa è la mia prima domanda, sì, che faccio. Poi un'altra molto velocemente è questa qui. Cosa ne pensa dottor Parruti di tutte quelle famiglie che hanno avuto un caso, quindi un figlio strettamente, quindi vicino, colpito e danneggiato da vaccino? In Italia ce ne sono tanti. Ecco, tutto qua, vi ringrazio. Grazie al nostro amico di Chieti. Professore. Dunque, sulla seconda domanda, io seguo, perché è uno dei miei interessi forti da sempre, il report di farmacovigilanza, e le garantisco che se lei si va a leggere i report di farmacovigilanza, che sono serissimi, guarda, l'AIFA è terribile, ci mette nei guai. Io faccio farmacovigilanza attiva da un sacco di tempo, quindi noi riportiamo qualunque cosa anche sospetta avvenga. Oggi ho aperto due pratiche di possibile farmacovigilanza, le porterò durante le visite ambulatoriali, le porterò avanti tutte e due. Ho telefonato mentre venivo in macchina alla trasmissione per organizzare i test per la farmacovigilanza di questi due pazienti. Io vorrei che tu, che lei, creda a quanto è serio il lavoro di farmacovigilanza. Bene, se lei va a vedere quanti sono i reali casi di reazione avversa vaccinale grave alle vaccinazioni in Italia, tolta tutta la orribile falsità che c'è stata sul morbillo, approssimiamo lo zero. Approssimiamo lo zero tondo. Comunque, questa è una questione, di nuovo, su cui rispondo per prima, perché di nuovo mi interessa di più la prima domanda. Quando si fa comunicazione scientifica, noi dobbiamo cercare di stare molto attenti nei contraddittori, a non scendere in posizioni mistificanti, perché altrimenti non facciamo il nostro compito. A Pescara è stato fatto uno studio fatto benissimo, studiando i dati riportati sull'incidenza della malattia, è stato pubblicato, presentato al mondo, pubblicato all'Europa, è stato quasi uno studio fatto dal professor Manzoli e dai colleghi della ASL di Pescara in collaborazione con tutti quanti noi, in cui abbiamo valutato che cosa succedeva ai vaccinati in confronto ai non vaccinati. E la risposta è che su 39.000 vaccinati a Pescara abbiamo avuto zero effetti negativi. Io personalmente ho pubblicato un caso di una situazione che è andata a finire in rianimazione e ne è uscita perfettamente illesa, senza nessun problema. Abbiamo avuto zero problemi seri, definitivi, a livello vaccinale, e zero morti. È morta una nonna di 96 anni che comunque aveva infinite comorbidità, in cui forse il vaccino veramente non ha funzionato per ovvie ragioni. Quindi, quando si comunicano i dati relativi all'efficacia dei vaccini, bisogna parlare con i numeri. Certo. Quello che io temo in questi dibattiti, che aumentano il rumore di fondo, e che in realtà, e lo dico con tutto il cuore e con tutta la mia consapevolezza, non contribuiamo alla chiara consapevolezza dei nostri concittadini. Perché se io, per studiarmi le cose che vi racconto, passo ore a leggere, non è possibile che in una cacciara in cui persone che dicono opinioni in modo men che fondato possano contribuire alla chiara comunicazione. Se io non mi doto di dati adeguati, se una persona non vi racconta fatti oggettivi che non corrispondono a quello che si vede, se non ci sono riscontri scientifici, allora assolutamente ci vuole contenzioso, anzi ci vuole praticamente accusa di malaffare scientifico,
Ma se la comunicazione scientifica è seria, posata, basata su dati, è capace di trasmettere in termini semplici quelli che sono fenomeni immunologici, clinici, epidemiologici complessi, non ha bisogno di molto contraddittorio, perché devono parlare i fatti. E io questo lo penso con tutto il cuore. Quando lei sente parlare una persona come Roberto Burioni, siamo stati compagni di stanza all'università, e sinceramente non ha bisogno di contraddittorio, le cose le spiega in modo assolutamente serio e sereno. Cioè non capisco perché ci voglia, capito, la gazzarra per far capire, certo, meglio le cose. Grazie professore, devo andare tassativamente in pubblicità, quindi chiedo scusa ai telespettatori che sono prenotati, vedo Gigliola con la cornetta del telefono in mano, però prima di andare in pubblicità, visto che sono stato chiamato in causa in maniera molto garbata dal telespettatore di Chieti, dico che nel mio piccolo faccio divulgazione scientifica da 18 anni. Devo dire che più volte ho provato a cercare queste persone che si spacciano per informatori scientifici, rappresentanti dell'antiscienza, però non hanno mai accettato, quei pochi che ho trovato, devo dire la verità, sono quasi tutti leoni da tastiera, sono quelli che accusano, e in questo do ragione tantissimo al professor Parruti, sono quelli che parlano senza dati alla mano. E allora, sinceramente non mi sta bene, un po' perché questa trasmissione è nata per fare informazione scientifica, pacata per quanto possibile al di sopra delle parti, ma quando non si trovano, o perlomeno io non sono riuscito a trovarle, persone che vengono a contestare dati oggettivi alla mano, portati in giro per il mondo, pubblicati sulle più importanti riviste scientifiche, di questo penso che me ne può dare atto il professore, perché sul Covid sono stati pubblicati 35-40 mila report, forse anche di più in questo anno e mezzo. Io sinceramente non voglio contestare quello che ha detto il nostro amico, se non sbaglio, Giuseppe Di Chieti, però vorrei anche che ci fosse una partecipazione migliore dall'una e dall'altra parte, perché tutti quelli che contestano poi la buttano, come ha detto il professore, in gazzarra. Pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. 22.06 di nuovo in diretta da studio per la seconda e naturalmente ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, dedicata così a un punto della situazione sulle cure contro il Covid. Vedo Gigliola con telefoni bollenti in mano, chiedo a tutti i telespettatori domande brevi per il nostro ospite, il professor Giustino Parruti, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Pescara. Intanto approfitto, perché mi era arrivata qualche settimana fa una mail, l'ha scritta Simona, non so da dove scrive, però è una cosa che, diciamo, egoisticamente interessa anche me. Scrive Simona: visto che in agosto dovrei ricevere la seconda dose di AstraZeneca, che adesso si dovrebbe chiamare Vaxzevria, ma oramai nell'immaginario collettivo è AstraZeneca per tutti. Scrivesi Simona: visto che in agosto dovrei ricevere la seconda dose di AstraZeneca, il mancato rinnovo del contratto con l'azienda produttrice potrà creare problemi per il richiamo del vaccino? Io devo fare il 10 luglio il richiamo con AstraZeneca, quindi mi interessa direttamente la risposta del professore. Io, da quello che so, il mancato rinnovo non riguarda minimamente la copertura delle dosi che peraltro nella stragrande maggioranza dei centri vaccinali italiani sono messe da parte per chi fa la vaccinazione. Cioè sono pochissimi i centri che hanno fatto la politica inglese, cioè io vaccino intanto in modo tale che tutti abbiano una dose e vado veloce. L'Italia ha fatto una scelta molto più saggia, io vaccino veloce ma faccio tutte le dosi giuste a tutti. E bisognava tenere da parte il 30%? Assolutamente, questo ha creato un sacco di polemiche fino a che non si è capito che era una scelta saggia, perché qualcuno premeva nell'altra direzione. Poi si è visto invece che solo facendo la doppia dose quelle cellule di cui ho parlato prima ci proteggano veramente contro le varianti, e quindi diciamo la corsa dell'asino non paga in questo senso. E poi c'è allo studio anche la possibilità che la seconda dose venga fatta con un altro vaccino. Assolutamente. Ci sono altri paesi dell'Unione Europea dove già si fa. Assolutamente, non cambia nulla, perché la presentazione che conta è quella della proteina spike. Quanto più alta è la produzione di spike, tanto più alta
alta l'immunizzazione e fondamentalmente addirittura lo Sputnik è fatto di per sé da una combin di due vaccini. Quindi... Grazie professore, via con le telefonate, domande brevi perché ho scarsi 20 minuti prima della sigla. Pronto Rete 8? Sì. Buonasera, da dove chiama? Sì. Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Giuseppe da Bellante. Buonasera Giuseppe, vada. Volevo chiedere un saluto a tutti perché complimenti per quello che fate per noi. Grazie. Allora volevo chiedere soprattutto al professore che io ho una forte enfisema, quindi sono portatore di ossigeno. E quindi ho paura insomma di questa situazione che lei dice fanno. Io ho fatto la prima dose di Pfizer, quindi non ho avuto grossi disturbi e adesso dovrei fare la seconda dose di vaccino. Allora, la domanda è velocissima. Prima quella dell'enfisema, se mi può rassicurare per quanto riguarda il respiro, che non sia. Poi la seconda, e chiedo scusa, io dovrei fare il richiamo il 31, adesso mi hanno detto, dal 24 al 31, al 30, al 31, 30-31, però non si è sentito nessuno, poi non hanno chiamato e non me l'hanno fatto, vorrei sapere se è importante. E poi ho avuto dei dolori muscolari, che non so se sono collegati alla prima dose di vaccino, ho delle smagne ai muscoli, qualche volta mi devo alzare, non so se siano attinenti. Grazie, grazie e buona sera. Grazie, buon professore. Allora, va 24-31, immagino che era maggio, perché, insomma, sì. L'avrebbe già dovuto chiamare il nostro amico. Prof. Allora, comunque non rispondo soprattutto su questa seconda parte, perché la prima è assolutamente tranquilla, sarà chiamato sicuramente. Invece il vaccino, il richiamo del vaccino può risultare in qualche caso un po' più reattogeno proprio sui fastidi che lei ha richiamato, cioè queste smagne muscolari, mi piace questa definizione, è un po' poetica, cioè questo proprio il senso del muscolo che non sta in pace, che è legato ai livelli di citochina, queste sostanze che si rilasciano quando il nostro sistema immunitario comincia a produrre nuove difese contro questo virus. È un po' un prezzo che dobbiamo pagare, però le garantisco che se lei fa uso di tachipirina, dovesse succedere la prossima volta anche un po' peggio di questa prima, perché non è un problema grave, questo è un problema minore, anzi è un fatto secondario del tutto positivo. Se dovesse succedere, tachipirina, mezza compressa da 1000, dopo 4-5 ore dalla vaccinazione e quasi non se ne accorge, la ripete ogni 7-8 ore per 2-3 volte e poi basta. Grazie professore, altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto. Grazie. Mi chiamo la signora Laura. Aspetti, regia, ci corregge un attimo questa telefonata. Da dove chiama? Una signora, mi sembra aver sentito. Sì, buonasera. Silvano. Sì, buonasera, prego. Senta, io le volevo chiedere al dottore, siccome io ho avuto una trombosi venosa, e volevo sapere se io potevo fare il vaccino o meno. Prof. Allora, questa è una risposta di carattere generale. Quando ci sono dei fenomeni di questo tipo, lei deve assolutamente informare il suo medico di base per tempo, perché questo può portare a fare una visita immunologica per lei e degli esami di preparazione prima che si presenti alla vaccinazione. Se lei invece va direttamente alla vaccinazione, sarà il medico vaccinale, che sta facendo benissimo questo lavoro a livello nazionale, a trovare la strada giusta perché lei faccia il vaccino giusto, quindi deciderà se consultare l'ematologo, se consultare l'immunologo, se consultare l'allergologo e comunque troverà il vaccino adatto. Ad oggi io non conosco una sola persona per la quale sia stata giudicata non praticabile in sicurezza la vaccinazione, quindi stia tranquilla che il nostro sistema, che sta investendo su questa cosa da morire, e troverà la strada anche per lei. Grazie professore. Allora, grazie. Mi sembra che c'è un po' di calma con i telefoni. Giuliola mi fa segno di sì. Vai con le mail, Giuliola. Chieti ci scrive, professor Parruti, sono trascorsi 6 mesi dal contagio da Covid-19, esiste una soglia di anticorpi sotto la quale
fare il vaccino in unica dose o a 6 mesi va fatto a prescindere? E poi chiede anche che tipo di vaccino tra quelli in circolazione è preferibile per la dose unica ai già contagiati? Beh, la domanda è capziosa. Per la dose unica, l'unico vaccino che prevede la dose unica comunque è Johnson & Johnson, e che stanno utilizzando molti dei medici di base in azione in questo momento nella nostra regione. Ma comunque il concetto è questo. Il punto fondamentale è non fare il vaccino in quelli che hanno avuto il Covid prima di 3 mesi, perché può dare degli effetti avversi maggiori che sono evitabili e non ha senso. Dopo 3 mesi ci sono 2 studi che mostrano che l'immunità che viene indotta a livello cellulare da una singola dose è comunque molto sostanziosa, quindi probabilmente bastevole. Però non c'è nessuna soglia che sia stata studiata prima di fare questo studio o dopo questo studio che dica io non ho bisogno di una seconda dose. Allora io che cosa dico? Non lo so se ce la proporranno, non sono io per esempio a fare programmi vaccinali attivi in questo momento, io sono spettatore entusiasta di quello che si sta facendo, a parte un'attività di consulenza pro vaccino non sto lavorando nel settore della vaccinazione, ma dico se le dovessero proporre una seconda dose non c'è nessuna evidenza che possa farle male, sicuramente renderà un po' più durevole la sua immunità rispetto ad una dose sola, anche se una dose sola è già moltissimo dopo l'immunità naturale. Grazie professore, c'è un'altra mail, vero Giuliola? Sì, vai. Claudia da Montesilvano. Professor Parruti, sono una ragazza di 20 anni, da qualche anno quando assumo medicine, farmaci quali tachipirina oppure Augmentin subisco un'immediata reazione allergica. Più volte con determinati medicinali, soprattutto quelli per la febbre, sono andata in shock anafilattico oppure ho avuto brutte orticarie. Quale vaccino anti-Covid mi consiglia di fare? No, è troppo. Ha saltato troppi passi l'amica di Montesilvano. L'amica di Montesilvano. Quando c'è una situazione di questo tipo, il percorso che dobbiamo fare è un percorso di caratterizzazione. Tanto la vaccinazione è una cosa importante, è una cosa necessaria, ma per fortuna non è urgente. Abbiamo tante cose urgenti nella nostra medicina, ma non la vaccinazione. Quindi se si devono prendere 15 o 20 giorni per studiare la situazione e per capire quale possa essere, in base alla specifica storia clinica, il vaccino, in generale nei soggetti poliallergici i vaccini a RNA sono quelli che sono associati a meno reazioni, però la cosa va vista di caso in caso. Certo. Ed in generale la cosa più importante è capire se la vaccinazione può essere fatta in ambiente normale con osservazione protratta o in ambiente speciale, in ambiente protetto. Nelle persone a più alto rischio il vaccino si fa uguale, ma bisogna farlo in ambiente protetto. Quindi, però questo è sempre la fine di un percorso complesso. Grazie professore, è arrivata una telefonata nel frattempo e noi diamo spazio volentieri ai nostri telespettatori perché questa trasmissione è nata per loro. Pronto Rete 8? Sì. Buonasera. Buonasera, sì. Chiamo da Pescara. Faccio una domanda al professore in quanto persona fragile, ero stata chiamata in vaccinazione al Palafiere il 24 aprile, mi hanno rimandato in regime protetto e non ancora vengo chiamata. Vuol sapere quando la chiamerà. Ok, allora la chiamata in regime protetto è un piccolo collo di bottiglia, sono d'accordo con lei, nel senso che vengono fatte una ventina di vaccinazioni a settimana in ambiente protetto e quindi diciamo che quelle poche persone che l'ambiente protetto necessitano qualche volta aspettano qualche giorno di più, però stia tranquillo che a nostra conoscenza fino adesso non abbiamo lasciato indietro nessuno. Magari può mandare una mail alla l'ho già fatto 3 volte, ho contattato la dottoressa Soldato, ho contattato
l'ASL, anche perché io, oltre a essere una persona fragile, facevo parte proprio delle tre categorie prioritarie: insegnante, persona fragile e psicologa. E invece sono l'unica non vaccinata. Ok, beh, vabbè, guardi, con molto piacere domani ne riparlo con la dottoressa Soldato, che è una persona speciale, che sta veramente concedendosi a questa impresa in una maniera encomiabile, quindi gli dirò di questo nostro incontro e cercherò di vedere in quale cassetto possa essere finita la sua mail. Se vuole lasciare a Gigliola in privato i suoi dati personali, me li porto io via a volentieri. Fine trasmissione do al professor Parruti, e intanto anticipo che giovedì prossimo alle 21 in diretta ci sarà proprio la dottoressa Graziella Soldato per un focus sui vaccini. Perfetto. Aveva altre cose da chiedere? Sì, per quanto, se posso, sì, oltre a un problema di allergia di cui parlava prima con l'altra paziente, per quanto riguarda invece una persona adulta con dosaggio pediatrico, cioè una persona che adopera dosaggio pediatrico anche se è adulta, come ci si comporta per il vaccino? Dottore, dunque lei si riferisce al fatto, mi perdoni, che usa dosaggio pediatrico per quali farmaci, per quale classe di farmaci? Tutti, comprese le anestesie, tachipirina. Ok, perfetto, ho capito. Quindi lei tendenzialmente ha delle reazioni, diciamo, esagerate anche per dosaggi, tendenzialmente anche per dosaggi ridotti di ciò a cui viene esposto, se capisco bene. Giusto? Sì, io infatti reagisco benissimo soltanto con dosaggio pediatrico, per esempio la tachipirina da 2,50, nonostante abbia 50 anni. Sì, okay. Allora, professore, questo fa parte del livello di complessità che noi quotidianamente affrontiamo. Nella giornata di ieri ho girato 18 mail alla povera Soldato di persone che ci avevano chiesto consulenze e situazioni specifiche, cercando di trovare una risposta individualizzata per ognuno. Quindi stia tranquilla che anche da questo punto di vista, diciamo, c'è una collegialità fra di noi che poi porta alla decisione, speriamo, la più equilibrata e giusta di quale dosaggio di vaccino farlo. Lasci i suoi dati a Gigliola, non chiudete la telefonata della signora, e poi dopo la sigla, dopo la trasmissione, li darò volentieri al professor Parruti. Ultima telefonata, per poi devo chiarire un paio di cose prima di andare in sigla. Pronto Rete 8? Sì, pronto. Sì, buonasera, da dove chiama? Ah sì, buonasera, chiamo da Altino. Sì, è in diretta, vada. Vada, faccio una domanda. Sì, buonasera. Prima di tutto volevo salutare il dottor Parruti. Parli. Che ogni volta, che anche nei momenti più difficili, difficile, è stato sempre chiaro. Sì, ma faccia la domanda, vada avanti perché mi sta passando il tempo. Vada. Allora la domanda è, ho avuto due figli, tutti e due col Covid, è solo che siamo andati a fare il sierologico per vedere l'immunità, e dopo questa analisi a mia figlia gli hanno fatto solo un tipo di sierologico. Sì. Quello normale, diciamo. Sì, può andare un po' più veloce, per cortesia? Può parlare più velocemente, per favore? Come? Può parlare più velocemente, per favore? Ah, sì, mi scusi. No, sta passando il tempo. Sì, sì. Niente, volevo sapere, se a mio figlio gli hanno fatto un altro tipo, quello neutralizzante. Non so a chi dà retta, quello che hanno fatto, quello normale o quello neutralizzante RFD? Qual è quello che più... Allora, guardi, la risposta è semplice e rapida. Quello che più bisogna tenere. Allora, gli anticorpi neutralizzanti sono quelli che dicono di più la verità di quanto una persona sia effettivamente protetta contro la specifica variante che ha incontrato. Perché gli anticorpi sono i fanti,
sono quelli del primo fronte, quelli che bloccano, come gli anticorpi monoclonali che noi infondiamo, quel determinato tipo di proteina spike. Ma le cellule CD4 e CD8 di difesa che induce il vaccino e che noi non possiamo misurare perché è costosissimo farlo e quindi non lo facciamo se non in condizioni assolutamente eccezionali, quelle cellule sono ciò che dà veramente la protezione, per cui non si preoccupi, è più grande di me, non di lei, cercare di capire quant'è la protezione che deriva da un certo tasso di neutralizzanti piuttosto che no, anche perché dopo 15 giorni questi tassi crollano, quindi non è quella la nostra difesa, quello che conta sono le cellule le otteniamo solo vaccinando anche chi ha avuto l'infezione. Grazie professore, allora telefonate stop, mi segnala Gigliola che è arrivata un'altra mail, diamo spazio a questa mail e poi ho due domande per il professore prima di chiudere. Vai Gigliola. Sì Paolo, sarò velocissima, sono due mail. La prima, Margherita da Pescara ci scrive, vorrei chiedere se si possono evidenziare in persone che hanno contratto il Covid sintomi successivi anche dopo alcuni mesi di irritabilità, stanchezza e mancanza di concentrazione. Se sì, perdurano a lungo? Possono migliorare tali condizioni? Professore, è il long covid del quale vorrei parlare con lei. Esatto, è assolutamente una domanda molto congrua. Quello che stiamo vedendo è che purtroppo, a prescindere dalla gravità di quella che è stata la malattia, in alcune persone si sviluppa un quadro di questo tipo. Persistenza di una riduzione dell'olfatto, no, non tanto del gusto, cefalea anche frequente, senso di testa offuscata, alterazione nelle sequenze prassiche, cioè le persone dicono riesco a cambiare sempre la marcia in macchina, improvvisamente per un istante, per un breve tratto non riesco, poi torna la normale abilità, mi trovo a dire delle cose con la normale abilità in certi momenti, in altri sono confuso e mi fermo lungo una conversazione o lungo un ragionamento. È un quadro abbastanza importante legato a quello che noi spannometricamente adesso identifichiamo come neuroinfiammazione, per il quale stiamo cercando una serie di interventi, di nuovo spannometrici, che hanno alcune basi di evidenza non ancora sperimentali, che in alcune persone funzionano brillantemente alla prima, seconda o terza dose, in altre un po' meno. Però insomma è una condizione di immunoattivazione protratta nel sistema nervoso centrale che cerchiamo di controllare come possiamo. Ci state prendendo un po' la mano, no? Mi sa che conoscete bene oramai la fase acuta, la post acuta della malattia fino a 3-4 mesi, poi c'è questa sindrome post-Covid, long Covid, con persone giudicate clinicamente guarite che però hanno tutto questo sciame, questo strascico di sintomi notevoli, assolutamente, anche neurologici. Assolutamente fastidioso. Diciamo, ci sono tre grosse categorie, diciamo, delle persone che vengono a noi. Una l'abbiamo più o meno descritta prima, è quella questione dell'affanno protratto, sì, che sì, abbiamo descritto bene. Poi ci sono le persone che invece, per i microcoaguli di sangue che si sono formati lungo i vasi dei nervi, hanno delle sensazioni strane, oppure dei deficit di forza a carico di alcuni distretti del corpo, specialmente ai quattro arti, e quindi sono quelli che hanno le cosiddette polineuropatie post-Covid. Ne vediamo abbastanza e sono comunque una piccola parte. E poi c'è questa enorme, diciamo, pletora di persone che viene con fastidi che possono essere raggruppati nel caso che ho descritto prima, diciamo della sindrome della testa vuota con tutto quello che ci sta intorno, e quelli che poi invece hanno dei dolori terribili artromialgici e una terribile affaticabilità, cioè si stancano per poco sforzo, hanno una scarsa resistenza a qualsiasi forma di normale impegno con le necessità e con le cose quotidiane. Sono queste, diciamo, le quattro grandi categorie che vediamo.
Le prime due sappiamo meglio che cosa fare, ci sono delle cure abbastanza definite. Su questo grosso gruppo della sindrome della testa vuota, della sindrome della fatica cronica e delle artromialgie protratte è un po' più difficile sapere come intervenire. Grazie professore, ultima mail, andiamo veloci perché siamo già quasi in sigla. Gigliola. Sì, ce ne sono diverse, io leggo una, chiedo scusa alle altre persone, agli altri telespettatori. Non ce la facciamo purtroppo. Ci scrive Gabriella, mia figlia è incinta di 5 mesi, la mia domanda è questa, si deve vaccinare soprattutto soffrendo di capillari rotti e vene ingrossate, ci sono pericoli? Ma guarda, in linea di massima le donne in gravidanza non sono state incluse negli studi della vaccinazione. La reattività immunologica di una donna in gravidanza è sempre particolare. Abbiamo gli anticorpi monoclonali che non si possono benissimo somministrare anche a donne in gravidanza nel caso dovesse esserci un'infezione da Covid. L'infezione da Covid di una donna in gravidanza, grazie a Dio, è quasi sempre benigna perché la donna in gravidanza in generale è giovane. E non ci sono grossi strascichi sul feto, per cui onestamente una forzatura sistematica della vaccinazione in gravidanza la trovo un po' non opportuna, diversa da vaccinazione durante la seconda fase dell'allattamento dove non c'è assolutamente nessuna interferenza, certo. E quindi non vedo nessuna preclusione, non poniamo nessuna preclusione. Questo telespettatore di Castel di Sangro ci implora, sforo un pochettino però, mi sento di fare la domanda al professor Parruti, per favore potete chiedere al professore se uno che soffre di furto della succlavia si può vaccinare oppure ci sono dei rischi di complicanza maggiori rispetto a quelli normali? No, il furto della succlavia non è un fenomeno trombotico, è un fenomeno semplicemente di tubisti, cioè è il sangue che fluisce meno a seguito di uno scambio aperto, è un fenomeno assolutamente meno grave di una crisi immunologica del circolo, per cui sì, si può vaccinare. In 30 secondi riesce a dirci perché dobbiamo stare attenti alla glicemia, alla nostra glicemia, professore? In 30 secondi. Così diamo anche qualche consiglio utile in chiave preventiva. Certo, la glicemia è fondamentale perché quel concetto che tanti ripetono, siamo tutti pressoché immuni, vale per le persone che hanno una glicemia perfettamente normale, perché il sistema dell'immunità innata, che è quello che ci difende immediatamente nell'approccio del virus nei nostri confronti, quando lo incontriamo, è perfettamente efficiente se abbiamo un tasso glicemico basso, tra il 70 e 90 mg per decilitro. Nella maggior parte delle complicazioni che abbiamo osservato la glicemia era più alta di 100 e molte volte più bassa di quel 115-120 che è tipico del diabete. Certo. Quindi per rispondere alla domanda del dottor Castignani, più stiamo sulla fascia bassa della glicemia, come per i tumori, meno rischiamo di avere complicazioni da Covid. A casa ci siamo comprati tutti un saturimetro, ci dobbiamo comprare anche un reflettometro. Reflettometro, ho pronunciato bene. Così ci autocontrolliamo la glicemia. Preferisco chiudere con riferendo la famosa battuta di Siani nel Principe Abusivo, quando il suo amico dice: adesso che torna a Napoli stai tranquillo che monto la palestra, e lui gli risponde: namunda palestra smunda la cugina. Abbiamo concluso la grande. Grazie al professor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive, grazie di cuore per essere stato con noi, ospedale di Pescara naturalmente, grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata, Gigliola Edmondo in redazione, ciao Gigliola. Ciao Paolo, io chiedo ancora scusa a tutte le persone che stanno ancora telefonando e che ci stanno scrivendo, purtroppo il tempo a disposizione è terminato, l'appuntamento è per giovedì prossimo, grazie ad Andrea Di Fabio in regia, un saluto ancora a Francesco Specchiulli che sarà nuovamente con noi giovedì prossimo.
Giovedì prossimo, come vi ho detto, sarà ospite la dottoressa Graziella Soldato, dirigente medico del reparto di igiene, epidemiologia e sanità pubblica della ASL di Pescara. Con lei focus sui vaccini. Invece con Medicina Facile ci vediamo domenica alle 12.30 e attenzione, in replica non alle 20 ma alle 22 parleremo, valuteremo in quali casi di tumore può essere utilizzata la radioterapia. Ci dirà tutto la dottoressa Maria Taraborelli, dirigente medico del reparto di radioterapia oncologica del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione Puntata, che trovate insieme a centinaia di altre puntate sia di Pronto che di Medicina Facile su YouTube. Rete 8 Salute. Grazie, buonanotte.